Siamo qui con Stefano Venditti, presidente di Asset Camera. Buongiorno Stefano. Desidereremmo farle qualche domanda. La prima è, Asset Camera è molto impegnata per l'innovazione nel territorio romano. Lei può spiegarmi insomma, in cosa consiste questo impegno e insomma, su, cosa vi state, su cosa state lavorando? Dunque, Asset Camera ha scelto di produrre una serie di iniziative sull'innovazione perché parte da una valutazione sul tessuto imprenditoriale romano, sul tessuto economico romano in cui c'è un grandissimo bisogno di innovazione. Parliamo di quel tessuto fatto di piccole e medie imprese, non pensiamo diciamo, di rivolgere la nostra attenzione, la nostra iniziativa nei confronti delle grandi imprese o delle multinazionali. Eh, lo abbiamo fatto scegliendo di mettendo in campo un uh, progetto World Wide Roam uh, puntando mondo, molto sul mondo di uh, internet e lo abbiamo svolto, abbiamo svolto questo lavoro con una serie di appuntamenti, come quello a cui stiamo partecipando oggi, che dato, a cui abbiamo dato vita oggi in collaborazione con Innovation Lab, perché eh, riteniamo che eh, l'innovazione sia la chiave per rimettere sulla pista della crescita il sistema imprenditoriale, quindi l'ecosistema romano. Un'innovazione che guarda non ad un settore ma a tutti i settori e quindi un lavoro per la diffusione dell'innovazione in maniera orizzontale, insomma, che parli a tutti e parli soprattutto alle giovani generazioni che sono un elemento di innovazione di per sé. Noi vogliamo fornire alle giovani generazioni lo strumento, le competenze tecniche, le occasioni, le opportunità per entrare nel mondo dell'economia e dell'impresa e farlo da protagonisti, da primi attori. Del resto l'iniziativa di oggi ha questo significato, abbiamo scelto come partner Innovation Lab perché appunto questo sistema di coinvolgere giovani in maniera multidisciplinare, cioè provenienti da storie diverse, da esperienze diverse, formative, ehm, si sta rivelando e si è rivelato già in passato, ma oggi ancora di più un elemento di grande successo e Asset non poteva che scegliere Innovation Lab come partner per testimoniare il proprio impegno sulla, eh, sulla innovazione. Così, diciamo, questo ci porta dritti, eh, come abbiamo annunciato oggi pomeriggio, ci porta dritti alla Maker Faire esatto. di ottobre. Ci dica qualcosa di più. Eh, la Maker Faire di ottobre, il mondo dei makers, il mondo dei fabbricatori, di quelli che fanno, insomma, che eh, è iniziato negli Stati Uniti d'America come un movimento di persone, in realtà si sta rivelando come un produttore di start-up innovative. La stampante 3D nasce nel mondo dei maker, oggi è diventata eh, un elemento diciamo così, della nuova rivoluzione industriale. Se pensate, meno di un mese fa sui giornali abbiamo letto sul Corriere della Sera di questo bimbo di 20 mesi eh, salvato attraverso una trachea eh, prodotta con una stampante 3D. Aveva dei problemi congeniti, questa trachea fatto, con, fatta con un materiale assolutamente assorbibile, poi dal corpo umano gli ha consentito di salvare la vita e questo gli consentirà poi di ricevere, ricevere l'intervento. Tutto questo grazie diciamo, a, al maker che per primo probabilmente ha eh, pensato la stampante 3D, come a tantissimi altri che stanno inventando tantissime altre cose. E lo abbiamo fatto con un'ambizione, cioè di provare a candidare Roma. A costruire a Roma l'ecosistema migliore per le start-up innovative d'Italia. È un progetto come dire, ambizioso, ne sentiamo tutta la responsabilità, però stiamo provando diciamo, a fare al meglio le nostre cose. La ringraziamo molto, grazie mille e in bocca al lupo per i vostri progetti. Grazie a voi.